Voglio innanzitutto ringraziare i napoletani. Ringraziare i napoletani per i sacrifici che stanno facendo e per il grande senso di maturità e di responsabilità che stanno dimostrando, al di là di isolate eccezioni. E quindi l'appello che faccio è a continuare in questo modo, a resistere rispettando le prescrizioni a tutela della salute di ognuno e degli altri. Quindi ormai tutti hanno compreso quali sono le norme che si devono rispettare. E facciamola anche in questo Natale, che deve essere un Natale sicuramente di sobrietà e di rinunce, ma anche un Natale di fratellanza, di solidarietà, di spirito familiare, di quell'essenza che ci insegna Gesù con la Natività. Io così lo vedo il nostro Natale. E ovviamente un ringraziamento a tutti quelli che lavorano anche a Natale, a cominciare dai medici, gli infermieri, il personale sanitario impegnato in prima linea, ma anche a tutte le forze di polizia, chi ricopre incarichi pubblici essenziali, le articolazioni della nostra amministrazione, noi anche, che non ci fermiamo mai, in prima linea per tenere unita la nostra città in un momento così difficile.